Viceministro Castelli, da una struttura come l'ex manifattura tabacchi a un nuovo polo d'eccellenza lombardo, questo è il futuro anche per una struttura come questa? Ma sì, ha molti significati, sia pratici che simbolici. Il significato simbolico più importante è che abbiamo fatto molto in fretta a costruirla, soltanto 3 anni fa eravamo qui a mettere la prima pietra, e questo deve essere di buon auspicio per l'Expo. E poi dal punto di vista sostanziale, fare cinema e comunque fare cultura. Finalmente un po' di cultura del nord, finalmente forse non sentiremo più parlare gli altoatesini o i bergamaschi o i veneti o i piemontesi alle nostre televisioni con accento romanesco, al nostro cinema con accento romanesco, cosa che ha stancato persino i critici romani. E quindi pensiamo di fare cultura qui al nord, che è la premessa per ogni azione politica. Ecco, fare cultura significa anche dare spazio a nuovi talenti lombardi? Beh, certamente, qui ormai si aggrega questo polo che diventa appunto un punto di aggregazione per tutti coloro i quali vogliono fare cinema qui da noi, perché ricordo che le spese di trasferta sono molto elevate. Oggi una produzione che è incentrata a Roma non ha interesse a venire a Milano, mentre invece se c'è già qui una struttura adeguata si può produrre anche qua.